La música como te gusta. La que activa tus sentidos. Simari Web. Siente cómo suena. Suena bien, ¿verdad? Somos Radio Simari Web. Sente a vibe, aumenta o som. Aumenta o som. Sente a vibe, aumenta o som. Na panaria, Radio Zimari com Cessa Santo Mauro. Aumenta o som. Sente a vibe, aumenta o som. Venerdì 8 marzo. Fazer você dançar. Auguri a tutte le donne del mondo. Tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo. E ben ritrovati sull'onda di Radio Zimari. Buonasera Eolia. E buonasera a tutti gli amici sparsi in giro per il mondo che ascoltano Radio Zimari Web. Buonasera agli amici del Sud America. Ben ritrovati. E allora amici, noi non perdiamo tempo. Tanti titoli di notizie. Prima di cominciare il Sunset Eoliano. Hasta aquí la primera parte del Sunset. Ahora nos mantenemos informados y vamos con las noticias más importantes del momento con Sasa Santomauro. Con Sasa Santomauro. Delle notizie che andremo a dare nel corso della live. Il PD vuole punire il filo Putin Yorin. Spunta il Twitter imbarazzante di Schlein. Lo street artist nella bufera per il selfie con il presidente russo. I Dem invocano sanzioni esemplari. Ma occhio a cosa scriveva la segretaria. Lula, Maduro, alleanza del terrore. Ogni giorno uno sguardo esclusivo sul mondo americano e sudamericano. E poi ancora per concludere, non è una di meno, tranne se sei ebreo. Lo strano 8 marzo delle femministe. E poi per concludere, l'editoriale di Franco Ordine. Comincia ufficialmente il weekend per alcuni, venerdì 8 marzo. Davvero ancora tanti auguri a tutte le donne del mondo, quelli che stanno bene, che non stanno bene, che hanno bisogno, ecco, di tanta compagnia, o magari quelli che sono maltrattati. È una cosa davvero fuori dal normale. E allora amici, si va subito al disco pilota, Mare Fuori, insieme a Saki e Lacrimice Luce. Radio Zimari Web, per voi. Lui è Sasa Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimari Web. Qu'on soit tous habillés en LV. Avoir une femme comme Miami, pas qu'elle devienne notre ennemi ou une droguée comme LV. J'ai de l'ambition et de l'envie. J'étais un con et maintenant j'ai grandi. C'est vrai, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Je bats de vos nouveaux amis. Le soir, je suis avec mon FM.
Et ouais, les bandits sont cousins, ce que les meufs aiment. Je suis carrément dans le thème, j'ai mis les mains dans plein de trucs. Fallait manger et s'habiller, c'était pas pour des putes. Non, on a fait notre épute, gros. Comme ça, qui j'ai fait la prison pour mineurs. On a peur des personnes, même pas de Teddy Riner. Après voleur braqueur, on est devenu des rimeurs. On sera jamais tapé, faut pas que t'écoutes les rimeurs. J'aime aller fuori, j'aime al tempo, vedo stento. Vorrei che un domani sia per sempre il mio momento. Vorrei questa libertà, più dei chain, più dell'oro. C'è un mare fuori, lì c'è un mare fuori. Non posso fermare il tempo, fisso un orologio a pendolo. Vengo dall'inferno e so bene quanto ho sofferto. Fanculo l'industria, batto pugni sul petto. Vivo di sta merda, metto zeri sopra il conto. La vita è una prova e uomo devi essere vero. Ricordo chi ero, la merda che ho visto ancora vedo. Cammino nel centro e se conti siamo in centro. Tutti c'hanno un LV, non è più come un tempo. Non ci sarà pace se non ci sarà uno scontro. Portami rispetto se no porteremo il piombo. La para mi sale, sono appostato nell'angolo. So bene come stare con i cattivi del blocco. Come puoi arrivare senza fare sacrifici? Prima della pace ho passato momenti grigi. Ho perso parenti, colpa degli impicci. Ho perso la testa e gli amici. C'è un mare fuori, c'è maltempo, vedo a stento. Vorrei che un domani sia per sempre il mio momento. Vorrei questa libertà, più dei chain, più dell'oro. Lì c'è un mare fuori, lì c'è un mare fuori. Nove anclitoide, non grilletto. Coltelli tagliavano netto. Proiettili tagliano il vento. Xanax, mi muovo lento. Autosportive col motore spento. Sono un prodotto del ghetto, chi l'avrebbe mai detto? Guardavo da un tetto al sangue per terra diventare freddo. Colpisci in pieno il tuo bersaglio mentre sta fuggendo. Capisci il senso della vita mentre sta morendo. Giro per la città con due sorelle brasiliane nel van. Con la cenere di un morto che cammina nel blunt. Con rispetto e con la protezione di tutti i clan. Cocaina in strada come dei binari di un tram. Senti, ho la mare in gola da che andava a scuola. Qui da noi l'orgoglio non si ingoia. Dentifricio Don Perignon, cuscino memory foam. La forma di una pistola e della mia corona. C'è un mare fuori, c'è maltempo, vedo a stento. Vorrei che un domani sia per sempre il mio momento. Vorrei questa libertà, più dei chain, più dell'oro. Lì c'è un mare fuori, lì c'è un mare fuori. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar L'Isca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar L'Isca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar L'Isca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. L'Isca Bianca, amici, ben ritrovati dopo la pubblicità che non è pubblicità ma è consigli per le vacanze sull'isola di Panarea. E allora qualcuno mi sta chiedendo cosa sta succedendo, cosa succederà per quest'estate 2024. E allora c'è da dire che il primo cittadino, il sindaco Gullo, si è dimesso, che poi era anche il sindaco che aveva fatto quella famosa ordinanza di chiusura dei locali alle 2 di notte. E allora si andrà alle votazioni.
si cercherà ecco di far risorgere nuovamente le isole Eolie, perché con un po' le ordinanze che sono state fatte l'anno scorso hanno un po', tra virgolette, hanno proprio rovinato l'economia dell'isola. Per cui faccio un appello un po' a tutti i villeggianti che vengono alle Eolie, che la situazione è cambiata, non ci sarà, si spera, non credo che se salirà il, come si spera, il l'avvocato Gaetano Orto, che si ricandiderà, io dico votiamo Gaetano Orto perché è un personaggio che ama le isole Eolie, ma soprattutto ama gli abitanti dell'arcipelago. E questo mi costa proprio a me in prima persona. Perciò votiamo Gaetano Orto, ma soprattutto per gli abitanti, per i villeggianti. La situazione sta cambiando alle Eolie. Aria nuova sta per arrivare nell'arcipelago eoliano. Allora lasciamo un po' tutto quello che era dell'altro ieri e pensiamo leggermente a ieri, pensando anche al domani. Disco Club Paradise, mi raccomando. Allora amici, votazioni a giugno, sapete già chi dovete votare se volete ancora vivere come negli anni passati, mare, sole, ma soprattutto movida sull'isola di Panarea. Gaetano Orto per voi. Siamo finiti ad una festa e tu hai pestato i piedi, ti sei buttata per terra come quando bevi, il vestito ti sta da Dio ma non ci credi, stai chiudendo gli occhi così non mi vedi, e stanotte il cielo sembra più vicino, ma non mi avvicino e tu non ti avvicini, non ti prendo in giro, magari ti offro un giro, cosa vuoi anche Alice di Lino? Lo so, mille problemi, vorrei parlarti di quello che è successo ieri, non dirlo agli altri, che ora lo so, ho mille pensieri, vorrei scapparci, ma che rimanga tra di noi. Hai chiesto di allacciarti l'occhio amici, pensa da che scherzo che è la vita, o Chiara la tua amica che immaginava che tra di noi fosse già finita. E stavolta è l'ultimo giro, ma non mi avvicino, tu non ti avvicini, non ti prendo in giro, e tu non dirlo in giro, lo so già che sarà un gran casino. Lo so, mille problemi, vorrei parlarti di quello che è successo ieri, non dirlo agli altri, che ora lo so, ho mille pensieri, vorrei scapparci, ma che rimanga tra di noi. Suonerò senza una corda, sarà nella norma, se una tipa ti scorda, tu digli goodbye. Persa nella falla, tu non provar vergogna, per ogni ombra che pesterai. Vorrei parlarti, non dirlo agli altri. Lo so, mille problemi, vorrei parlarti. Disco Paradise, Disco Club Paradise. Ieri, non è oggi e non sarà neanche domani, ma è ieri. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano, immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel L'Isca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle isole Eolie, questo gioiello di charm ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle isole Eolie con le nostre escursioni in barca o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel L'Isca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel L'Isca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea.
prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel Lisca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Prendi il tuo tempo. Ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle 7 isole Eolie. Hasta aquí la primera parte del Sunset. Ahora nos mantenemos informados y vamos con las noticias más importantes del momento con Sasa Santomauro. Allora, qualcuno mi ha scritto, intanto buonasera a tutti gli amici che si sono collegati adesso per il TG Zimmari. Qualcuno mi ha chiesto come mai tu, che hai sempre deciso di non parlare di politica eoliana, decidi ad un tratto di parlare di delle future elezioni, se ci saranno, perché c'è sempre un punto interrogativo. A 20 giorni di tempo il sindaco uscente per ripensarci, perché no? Dopodiché si decide. Io già ho espresso il mio pensiero ufficialmente. Dico di votare Gaetano Orto perché è un personaggio, come ho detto prima, che ama le Eolie, ma soprattutto ama interagire con tutti gli abitanti dell'arcipelago eoliano e anche gli ospiti che vengono a visitare le Eolie. Meglio di così. Poi tutti i problemi, ragazzi, sto signore un giorno sì, un giorno no, è sempre a Palermo per cercare di risolvere, anche se non sarebbe un suo diritto, però lo fa per il bene, appunto, delle isole Eolie. Noi riprendiamo con il TG Zimmari e partiamo. Nelle ultime ore è scoppiato il caso Iorit. Lo street artist ha partecipato al Festival della Gioventù di Sochi, in Russia, e ha colto l'occasione per scattare un selfie col presidente russo Vladimir Putin. Posso fare una foto con lei per mostrare all'Italia che lei è umano? Le parole dell'artista che hanno spinto il numero uno del Cremlino a spendere due parole sui rapporti con Roma. La Russia e l'Italia sono unite per l'arte e la libertà. Siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo. Noi in Russia l'abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così. Una vista, quello di Iurit a Putin, che ha acceso il dibattito in Italia. Con il Partito Democratico che pretende di punire lo street artist filorusso. Ma dai social spunta un Twitter imbarazzante a firma Eli Schlein. Andiamo per gradi. Apprezzato artista di murales, Iurit non ha mai fatto mistero delle sue posizioni sul conflitto tra Mosca e Kiev, spesso scagliandosi contro la propaganda favorevole a Zelensky da parte dell'Occidente. Ma non solo, l'artista attirò su di sé polemiche anche per un murale realizzato sulla facciata dell'Istituto Righi del quartiere Fuorigrotta a Napoli, terminato nel marzo 2022. Era il viso dello scrittore russo Fedor Dostoevskij. Arte e cultura devono essere un ponte tra i popoli, un modo per evitare le guerre. Il selfie con Putin dell'altro giorno ha scatenato vibranti proteste nei suoi confronti, con i Dem in prima fila. Tranchan, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, ho scritto stamane, ieri mattina, NDR, alla Commissione Europea e al Consiglio dell'Unione Europea chiedendo l'inserimento di Ciro Cerullo, in arte Iurit, tra gli individui sottoposti a sanzione da parte dell'Unione Europea. Già col murale di Mariupol aveva manifestato la sua adesione al disegno criminale e genocidario del popolo ucraino da parte di Vladimir Putin e ieri ha dimostrato di essere uno strumento della propaganda russa. Ricordo che Putin attualmente è ricercato per crimini di guerra e deportazioni di bambini. L'esponente PD ha aggiunto: mi auguro che le amministrazioni pubbliche italiane ed europee che intrattengono rapporti economici e culturali con Iurit vogliano immediatamente revocare le commesse in suo favore.
auspico un intervento veloce ed incisivo contro l'ennesima misura attiva messa in campo dal Cremlino. Nonostante le analisi dei giornali internazionali che appoggiano la sua avversaria, è il paese spagnolo su tutte, può sconfiggere la Delfina di López Obrador. Si vota il 2 giugno. Alleanza di ferro Lula Maduro, che vuole porsi da garante delle elezioni in Venezuela. Nelle intenzioni del presidente del Brasile usare osservatori della CELAC, organizzazione fondata sotto l'impulso di Hugo Chavez e di Cuba, come l'Alleanza Bolivariana per il Popolo della Nostra America, l'ALBA e l'Unione della Nazione Sudamericana, in Austria. Andiamo ad ascoltare un po' quello che è successo, non una di meno, tranne se sei ebrea, lo strano 8 marzo del femminista. Andiamoci ad ascoltare il servizio di Francesco Giubileo. Buongiorno a tutti, mi trovo alla manifestazione indetta dal gruppo transfemminista Non Una Di Meno ed altre sigle, potete vedere alle mie spalle. La manifestazione l'ho appena attraversata, ora sono nella parte finale da cui faccio questo video e non lo faccio volutamente all'interno della manifestazione, anche per esprimere le mie idee senza però provocare come altri fanno in eventi e in iniziative che vengono lecitamente organizzate. Però vi volevo raccontare un po' le contraddizioni di questa manifestazione, che è sempre una manifestazione più che indetta per l'8 marzo, una manifestazione a favore della Palestina, in cui si trovano bandiere palestinesi, si parla dello stop al genocidio e si arriva addirittura ad attaccare dei manifesti in cui si parla di intifada, in cui addirittura si arriva a scrivere il famoso slogan dal mare al fiume Palestina libera, che significa sostanzialmente negare l'esistenza dello Stato di Israele. Ma in questa manifestazione, a cui sono stato per vario tempo per ascoltare ciò di cui si parlava, dello Shawa, del gender, attacchi ai ministri, attacchi al governo, al patriarcato e quant'altro, immaginate un po', non ho sentito spendere una parola nei confronti delle donne uccise, rapite, stuprate da Hamas e dalle donne che sono ostaggio dei terroristi di Hamas, delle donne ovviamente israeliane. Allora io mi chiedo, ci sono delle donne di serie A e ci sono delle donne di serie B, per cui si viene ricordata, si inneggia l'intifada, ma non si spende una parola e non è stata spesa, questo lo voglio ricordare, dal 7 ottobre in avanti, la gran parte delle organizzazioni che stanno manifestando quest'oggi a favore delle donne palestinesi. Davvero questo significa avere a cuore le donne, oppure ci sono delle donne che valgono evidentemente più di altre? Lascio a voi la domanda, ricordando che fortunatamente ieri a Roma è stata organizzata un'altra manifestazione in cui sono state ricordate le donne stuprate, uccise e vittime ancora ostaggi di Hamas, cosa che non avviene invece in questa manifestazione, in cui si inneggia a tutti gli effetti sotto vari punti di vista anche all'intifada e non solo. Grazie a Francesco Giubilei. E noi amici continuiamo ad andare ancora avanti, andiamoci ad ascoltare un brano e poi continuiamo ancora. Qualcuno ancora mi sta scrivendo come per dire ma come dici, perché vuoi far votare, ci vuoi far votare? Gaetano Orto, quando nelle passate legislature che lui è stato il vice sindaco, e io vi rispondo amici, appunto è stato il vice sindaco e purtroppo non dipendeva da lui. Ma noi amici continuiamo, andiamo ancora avanti, andiamoci ad ascoltare un brano. Intanto salutiamo gli amici del Brasile e un regalo che facciamo Brasile, che è Chiedo.
Un Brasil che è un campo futuro. Petrigna Moras. La sua propria vita. La Radio Zimari One. Poi come fa bene? E dove? A Panarea. Guarda galera di Mineiro. Colgo l'occasione per salutare la nostra radio web ascoltatrice Carla Fabili direttamente da São Paulo. O Brasile. Celular deitado na horizontal. E mande o seu vídeo para o Jornal Nacional. Falando do Brasil que você quer para o futuro. Vou dar o meu recado agora, escuta todo mundo. O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero. Que cada um cuide da sua vida. Este a mim é o que eu mais quero. O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero. Pega todos fofoqueiros. Manda tudo pro inferno. O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero. Que cada um cuide da sua vida. Este a mim é o que eu mais quero. O Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero. Pega todos os fofoqueiros, manda tudo pro inferno. Ei, rapaz, vai ficar uma... La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Cuida da minha vida, todo mundo quer cuidar, mas pagar o meu boleto, ninguém quer pagar. Pra me sobreviver, eu tenho que me virar. Vem falar mal de mim, eu quero que vai se lascar. O Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero. Que cada um cuide da sua vida, deixa a mim é o que eu mais quero. O Brasil que quero, o Brasil que amo. Quero. Pedrinha Moras, a Rádio Zimari Web. Todos fofoqueiros, manda tudo pro inferno. O Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero. Que cada um cuide das suas vidas, este a mim é o que eu mais quero. O Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero. Pega todos fofoqueiros, manda tudo pro inferno. Rapaz, o pão tá lascado, hein? Com tanto fofoqueiro que apareceu no inferno, hein? Dalle magiche frequenze di Radio Zimari e con voi Sasà. Sasà. Pedrinha Moras, Brasil che chiaro, Brasil che amo. Ma ditemi voi, chi è che non ama il Brasile? Come chi è che non ama l'Argentina, la Colombia, il Messico? Eh beh, sono tutti paesi, posti davvero straordinariamente fantastici. E allora amici, andiamo all'ultimo brano. Oggi è stata un po' una live così, era giusto per mettere dei punti sulla I. E allora quello che dico, se si arriverà alle votazioni, mi raccomando amici, votiamo Gaetano Orto, il sindaco che farà risorgere le isole Eolie. Andiamo all'ultimo brano in scaletta amici, insieme a Sacco C'è, Rando da Susa. Anche dopo uno sbaglio, l'amore non esiste, quindi ho smesso di cercarlo. Lo spezzerò un'amicizia per un'altra troia a caso. Controlla le lettere, ho scritto un messaggio. Se mio fratello su di me puoi contare, se muori tu muoio anch'io normale. Se qualcuno vorrà farti del male, lo andremo a cercare, la dovrà pagare. Ma non è normale. La vita che facciamo non è normale. E rimango a pensare. Tutto
cambierà prima o poi. Dico mio dog, non stare dietro una hoe. Ti lascerò sempre per uno più ricco. Quale via sono te? O sfondi con la musica o finisci in galera oppure resti ucciso. Ho perso più di un amico, come mi sentivo non lo descrivo. E se ho perso un amico, allora vuol dire che era destino. Tuo. Pare che non passano, tipe vanno e vengono, penso. Fumo e fisso al muro, sono in strada con gli sbirri che mi seguono. Non uscirà mai il tuo nome se mi prendono. Non ho maschere, gli occhi me non mentono. Chi me non mentono, chi me non mentono. Rimane mio fratello pure se mi hai fatto male. Da dolore io ho imparato a perdonare. Sento come se non c'è niente da perdere. E il mio cuore in mezzo ai palazzi dell'Aller. Sto coi miei fino a quando sarò cenere. Dai periodi bui abbiamo imparato a non cedere. Non avevo niente. Niente. Solo un sogno in cui credere. E io non vinse tanto nella vita, però non posso dire tutto perché mi arrestano. My brother, my brother. Tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Siamo arrivati al termine, amici, abbiamo fatto giusto mezz'ora di live per far contento qualcuno, ma soprattutto per dare qualche notizia del TG Zimmari e parlare un po' un attimino della situazione che riguarda le isole Eolie. Ecco, l'unica cosa che possiamo dire noi comuni mortali è che il sindaco Riccardo Gullo ha dato le dimissioni e avrà 20 giorni di tempo per ripensarci o farvi direttamente. Uno dei candidati, appunto, come stavo dicendo, ci sarà nuovamente Gaetano Orto. Se ricordiamo, ecco, quando ci sono state le votazioni, ecco, ha perso, non ha neanche perso, ecco, credo per 11 voti. Non è proprio, è un cazzo, non è proprio niente. E allora, ragazzi, mi raccomando, io do un piccolo suggerimento da comune mortale. Voi sapete che io non c'ho a che fare con nessuno, ecco, sono parte neutrale. E parliamone un po'. E cerco sempre di capire chi può, ecco, fare qualcosa di positivo sull'arcipelago eoliano, o fanno soltanto chiacchiere, come ultimamente ne abbiamo sentite un po' troppo. Grazie ancora. Allora, votiamo Gaetano Orto se lui si ricandiderà nuovamente. Amici da Sassà Santomauro, è davvero tutto. Grazie ancora agli amici del Sud America. Ci scusiamo, ma domani faremo questa grande puntata di Buongiorno Eolia. Ecco, per recuperare il tempo perso. Da Sassà è tutto. Ciao, ciao, ciao.
In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Zimmari, più musica. Radio Zimmari.